quattro magrebini fermati, due ancora sono incerti. Sì, l'episodio è stato particolarmente cruento e questo ha spinto gli operatori della squadra mobile a intervenire immediatamente con una sempre elevata professionalità. L'episodio appunto è avvenuto a fine maggio e i fermi sono stati fatti il 18 giugno e nell'ambito del fermo uno di questi magrebini è stato anche arrestato in flagranza perché trovato in possesso 100 grammi di hashish. È stata la vittima a presentarsi direttamente? La vittima ha avuto il coraggio e anche la forza fisica dopo essere stato malmenato, picchiato, ha subito anche la rottura di una costola e cosparso di acqua perché erano intenzionate a dargli fuoco, quindi un episodio veramente cruento, ha avuto il coraggio di portarsi al pronto soccorso e chiamare immediatamente il 113 e subito siamo intervenuti con la velocità. Regolamento di conti nell'ambito della droga? Diciamo che il movente ancora è lo stato al vaglio degli inquirenti, però l'episodio, il contesto in cui si è verificato ci porta a pensare che è strettamente collegato allo spaccio di benzina sostanza stupefacente. Un episodio di violenza legato al degrado del piombo? Diciamo che è un episodio, non voglio generalizzare, è un episodio che è stato tenuto sotto controllo e bloccato in tempo proprio con questa attività fatta dal nome della squadra mobile. Mi piace ricordare però che si lavora tutti quanti anche in sinergia, anche con gli altri uffici della questura, quindi anche importante è stato l'intervento dell'operatore della squadra volante che subito ha preso la denuncia e poi l'ha passata alla squadra mobile. Quindi è sempre importante da sottolineare.